Mi capita spesso di sentirmi fare delle domande che sostanzialmente sottintendono il fatto che, in base a quello che succede sullo scenario politico ed economico, uno possa fare delle previsioni di borsa. Ecco, se uno pensa che questo sia un paradigma corretto, perderà sempre un sacco di soldi, perché è esattamente l'opposto. Cioè, dire, i fatti economico-politici, dico anche economico, non servono a prevedere l'andamento della borsa, è esattamente l'opposto. La borsa serve, se uno ha interesse, a prevedere l'andamento, i fatti economici e politici. Qui ce n'è una ennesima, diciamo, prova. Questo è il Nasdaq, la guerra è scoppiata il 24 di febbraio. La borsa ha avuto il primo massimo, l'ha avuto a novembre, il 22 di novembre. In quel momento non sapevamo ancora che era un massimo, però poi ha fatto un doppio massimo, l'ha fatto il 28 di dicembre. Dopodiché ha incominciato a veleggiare verso sud, come si dice, in maniera brutale anche. Queste qui sono tutte candele rosse, vedete? Dopodiché c'è stata una piccola ripresa, un piccolo rimbalzo, dopodiché ha ripreso a scendere un'altra volta finché non si è acquietata nel momento in cui è scoppiata la guerra, il 24 di febbraio. E quindi la borsa è sempre in anticipo rispetto ai fatti, diciamo, fondamentali, se volete, no? L'analisi fondamentale poi funziona su tempi più lunghi, su paradigmi più complicati, insomma, però la sostanza è questa, che la borsa prevede i fatti economici e politici e non il contrario. Siamo qui noi. Oggi c'è stato, su una candela ancora rossa, però c'è stato un piccolo rimbalzo da questi minimi qua. Non siamo ancora autorizzati a pensare che la borsa ci stia dicendo che è finita. Il rimbalzo c'è, boh, possiamo anche tentare di essere positivi, di pensare positivo. Però quello che è successo oggi non è sufficiente. Tutti quanti speriamo che questa volta la borsa si sbagli.